Allora, voglio commentare un terzo capitolo di un libro che sto leggendo, il libro di Nino Patruno. In questo capitolo, l'autore, terzo capitolo del libro Imparate dal Sud, in questo capitolo l'autore fa riferimento diciamo a come si crea un sud, si chiama il capitolo. È praticamente diciamo una critica nei confronti di quello che è il modo attraverso il quale i media, soprattutto giornali e televisione e anche pagine internet, hanno creato, diciamo, a livello proprio di struttura, diciamo, di narrazione, cosiddetta narrazione del sud. C'è innanzitutto un riferimento bibliografico che è un libro che è stato pubblicato nel 2015 da Stefano Cristante e Valentina Cremonesini, che si chiama il libro La parte cattiva dell'Italia, pubblicato nel 2015. Si tratta di uno studio appunto di due ricercatori sociologi dell'Università di Lecce, che hanno fatto uno studio sull'immaginario collettivo e sui media e sul sud. Cosa si è scoperto? Si è scoperto che il sud è ampiamente sottorappresentato nei servizi televisivi della RAI, cioè in modo particolare circa il 9% dei servizi televisivi RAI sono destinati al sud, mentre la stragrande maggioranza evidentemente sono dedicate al centro-nord. Però lo stesso problema si verifica nell'ambito dei giornali, cioè anche diciamo, la carta stampata ha pubblicato molto sul sud fino al 1999, poi dal 1999 in poi le notizie sul sud anche nella carta stampata sono sostanzialmente scomparse. Fatto 100, diciamo, il numero degli articoli pubblicati, risulta che l'82% è stato pubblicato prima del 1999 e poco più del 18% dal 2000 in poi. Cosa possiamo dire? Ovviamente l'immagine che ne deriva è assolutamente negativa: la mafia, la camorra, diciamo, la malavita, l'illegalità, la mala sanità, il maltempo addirittura, dice l'autore, l'evasione fiscale. Una serie di concetti negativi che poi sono stati ripresi anche nell'ambito di quello che è, diciamo, del cinema o delle serie televisive, Gomorra, Squadra Antimafia, Il Commissario Montalbano, con l'idea sotterranea che sostanzialmente ci si abitua alla violenza. E questo è stato dimostrato appunto con vari studi, cioè l'essere umano si abitua alla violenza, quindi se gli si fa vedere una città violenta, una camorra, una mafia che ammazza, spara, uccide, all'inizio questo può creare diciamo un senso così di rigetto, di straniamento, di malessere anche fisico, però poi ci si abitua e sostanzialmente anche il male diventa normale, il male diventa ordinario. E sostanzialmente, diciamo, poi qui si riprende l'idea di Sales, che dice appunto si tratta il fenomeno mafioso come se non appartenesse alla storia unitaria, come se la nascita della criminalità organizzata, la diffusione della criminalità organizzata nel Sud Italia non fosse qualcosa che facesse parte appunto della storia dell'Italia, come se fosse qualcosa a parte, che non fosse nato in qualche modo anche nelle relazioni con lo Stato e con le istituzioni. L'autore dice in fondo dietro questo c'è un disegno. Qual è questo disegno? Mettere fine alla questione meridionale, non come diciamo dal punto di vista finanziario, cioè mettere fine a quei programmi che finanziavano il Sud come regione depressa e quindi orientare questa spesa pubblica al Nord con la nascita della cosiddetta questione settentrionale, che ha portato poi alla creazione della Lega Nord, di quel fenomeno indipendentista che ha cercato ed è riuscito effettivamente a modificare anche le modalità di erogazione e distribuzione della spesa pubblica
diciamo, a livello regionale, consentendo sempre di più alle regioni del nord di avere più risorse rispetto a quelle del sud, e quindi si è creato un sistema al contrario, dove i poveri pagano per i ricchi e dove c'è un vero e proprio fenomeno di quello che si chiama exploitation, cioè proprio, diciamo, come dire, impoverimento, estrazione di ricchezza dal sud verso il nord, con la complicità evidentemente delle classi dirigenti nazionali. Però l'autore dice in fondo non è così che finirà la storia, diciamo, sembra quasi una minaccia, nel senso che l'autore dice c'è un turnaround story, c'è una storia che cambia segno. La storia che cambia segno qual è? L'operazione verità, anzitutto, e poi il sud dei campioni, il fatto che ci sono nel sud delle persone, delle organizzazioni, delle aziende, delle istituzioni, dei gruppi che non vogliono arrendersi a questa narrazione, che quindi, diciamo, propongono e si rilanciano a livello nazionale ed internazionale. Ovviamente, cosa possiamo dire su questo capitolo brevemente? Un breve capitolo, sembra quasi un capitolo di passaggio, appunto. È vero, la narrazione che è stata fatta sul sud è molto negativa, e questo è davvero un enorme problema economico, perché, diciamo, immaginate un'azienda della quale si parla sempre male, no? Se voi parlate male di un'azienda, come se un giornale si mette a parlare male di un'azienda, probabilmente quel giornale verrà denunciato, verrà querelato, verrà portato in tribunale. Si parla male sempre del sud, questo provoca dei danni innanzitutto al turismo e poi anche ad altre attività, e nessuno fa mai causa a questi giornali, anzi, questi giornali sono spesso dello Stato, e quindi vanno contro il proprio interesse, che invece sarebbe quello di promuovere anche i territori, l'economia, il turismo, il commercio e così via. E lo stesso valga per i giornali. Anche qui facciamo un discorso di dark side. È vero questo, però diciamoci anche la verità. Credo che il Corriere della Sera sia stato peraltro fondato da un napoletano, e questo, diciamo, sia un fatto, diciamo, veramente paradossale. Però ecco, non è che il Sud Italia brilli per il settore editoriale o per pubblicazione di libri o per numero di lettori o cose di questo genere. Questo bisogna dirlo, cioè manca in Italia, in Sud Italia, dei gruppi editoriali importanti che possano svolgere delle attività sia a livello locale che a livello nazionale e internazionale. E questo è evidentemente un problema, perché nel mondo, diciamo, delle voci che cercano di raccontare se stesse, il Sud Italia è ampiamente mancante. Certo, ci sono le storie, il Mattino di Napoli, la Gazzetta del Mezzogiorno, i gruppi televisivi di vario genere, che come possiamo dimenticare il controverso eppure rilevantissimo sindaco di Napoli che fu Achille Lauro, quando fu tra i primi, diciamo, a creare le televisioni locali, ad investire una delle prime televisioni private, venne fatta a Napoli, appunto, da Achille Lauro. Però queste iniziative, che pure ci sono presenti sul territorio, non sono mai state organizzate veramente, non sono mai diventate delle grandi aziende editoriali. Questo è il problema del Sud, questo è un problema oggettivo, senza critiche, senza, diciamo, malizia. Cioè, è il fatto che le iniziative economiche, pure buone che ci sono, non si riescono mai a far crescere veramente, a far diventare dei gruppi, magari aziende che si quotano in borsa, gruppi nazionali, internazionali, tranne alcune ovviamente eccellenze, che evidentemente ci sono. Però ecco, questo afflusso, questa tentazione alla crescita, tentazione della crescita, dovrebbe essere ancora più diffuso all'interno del sud, e dovrebbe diventare proprio una cultura, going global, go finance, go market, cioè fare le organizzazioni per andare nel mondo, per andare in borsa, per andare nei mercati internazionali. Questo dovrebbe essere, diciamo, l'obiettivo, che purtroppo, diciamo, non si viene a verificare. Sull'illegalità, anche qui dobbiamo dire, l'illegalità, diciamo, c'è, non è che possiamo dire che non c'è. Però c'è anche il contrario, anche qui faccio un po', diciamo, il dark sideista, diciamo, un nuovo mestiere di quello che vedi dark side, perché sostanzialmente sono d'accordo con l'autore, però, diciamo, cerco di mettere in evidenza degli altri elementi di discussione, però io sostanzialmente sono d'accordo con quello che dice l'autore.
È vero, c'è l'illegalità, però guardiamo quanti sono gli iscritti alle facoltà di giurisprudenza, quanti sono gli avvocati, qual è anche il culto che spesso gli avvocati hanno della figura dei magistrati. Ci sono stati nel sud dei grandissimi magistrati, e quindi diciamo per contro questa illegalità c'è anche paradossalmente una cultura giuridica, giurisprudenziale molto diffusa che è di tutto rispetto, a livello nazionale e internazionale. Quindi c'è questa, come dire, questa dialettica. Ovviamente, diciamo, sappiamo che sarà la giustizia, diciamo, a trionfare, no? Questo diceva anche Falcone, alla fine la mafia, un fenomeno sociale, finirà. Sarà la giustizia, diciamo, sarà il diritto. Non il diritto scritto per forza, non per forza il diritto dello Stato, possiamo dire un senso di giustizia anche più ampio, a trionfare, a guidare, diciamo, le società. Ed è quello che vediamo sostanzialmente. Per esempio, se noi prendiamo molti reati, diciamo, ecco, diciamo, possiamo dire che i reati effettivamente stanno diminuendo, se non per alcuni casi particolari. Questo mi riferisco al database dell'Istat BES. Certo, ci sono nuovi reati che si vengono a creare, però non sono reati localizzati. Per esempio, il bullismo, cyberbullismo, tutti i reati della rete, tutta l'economia della rete, tutta la mafia delle reti, la mafia di internet, la mafia della cybermafia, e quello è un fenomeno, diciamo, assolutamente privo di una dimensione geografica. E quindi è un fenomeno che non si può ovviamente attribuire soltanto al sud, anzi c'è il nord, c'è l'evasione fiscale, per esempio, è stato dimostrato che le aziende che fanno più evasione fiscale sono le aziende del nord, perché semplicemente guadagnano di più, fatturano di più, e ovviamente diciamo, evadere l'1% di 1 miliardo non è come evadere il 50% di 100 mila euro. E quindi complessivamente, sommando diciamo, l'evasione fiscale, credo che la regione che fa più evasione fiscale in Italia sia proprio la Lombardia, per il semplice motivo che ci sono le aziende che fatturano tanto, poi c'è proprio un settore dedicato all'elusione fiscale, che sono le grandi compagnie di management consulting, che svolgono queste attività. Bisogna saperlo, non c'è niente, diciamo, di moralistico in questo, però è così. Ovviamente qui non si fa riferimento al fatto che gran parte, diciamo, di quello che è il pensiero del Nord è stato prodotto dal Sud. Qui voglio dirlo, l'autore non lo dice, però c'è una data importante del Sud Italia, il 1799, la rivoluzione napoletana, quando moltissimi intellettuali di grande livello si spostavano al nord, pensiamo a Vincenzo Cuoco per esempio, e partecipavano di quell'illuminismo lombardo che diciamo, tanto ha fatto sicuramente per la cultura italiana, però lì c'erano anche molti che venivano da Napoli, molti meridionali. Quindi questa contaminazione diciamo, è qualcosa davvero che non può essere veramente intesa. Quindi probabilmente non succederà quello che succederà nel futuro, diciamo, come dire, qualora l'Italia dovesse scomparire, certamente il sud rimarrà Napoli, rimarranno le comunità locali per l'identità forte che questi hanno. Quindi tutta questa narrazione che i media fanno nella realtà non agisce. Certo, fa soffrire perché toglie risorse, alla fine si trasforma in uno strumento di lotta politica, però nella realtà non agisce nel sud che pure soffre. Diventa, diciamo, semplicemente la manifestazione di quelli che sono i nemici del sud. Questo dobbiamo dire. E poi chiaramente c'è anche qui un dark side, nel senso che poi alla fine se noi andiamo a guardare quello che dicono gli esperti dei fenomeni criminali, sappiamo che
Le mafie ormai operano a Milano, in Germania, tutti i centri dove ci sono i soldi sono le mafie. Cioè, non è che la mafia sta soltanto nel paesino, diciamo, no, le mafie dappertutto. Quindi diciamo, però l'autore ha ragione, su questo non c'è niente da dire. Se ci fosse un sud istituito, diciamo, come persona giuridica, si potrebbe far causa a tutti quelli che discriminano il sud, a tutti quei giornali che parlano male del sud, ottenendo dei risarcimenti, cosa che farebbe un'azienda, ogni azienda generalmente fa. Allora, visto che questo non c'è, evidentemente bisogna agire diversamente con la cultura e con le iniziative editoriali che purtroppo non sono ancora sufficienti, devono aumentare, e su questo però c'è una colpevolezza anche del sud, dobbiamo dire, diciamo. L'impresa editoriale meridionale, diciamo, probabilmente dovrebbe puntare più in alto. Facciamo un esempio: è stato dimostrato che Napoli è soltanto la quinta città per numero di napoletani residenti, e ci sono più napoletani a Rio de Janeiro che a Napoli, e in totale ci sono circa 7-8 milioni di napoletani in varie città del mondo. Questo vuol dire che ci sono anche dei prodotti culturali, internazionali che si potrebbero fare proprio per la presenza, diciamo, di questi milioni, di persone che sono anche all'estero. Quindi, diciamo, bisogna rivedere bene questi punti, però sostanzialmente sono d'accordo con l'autore, c'è bisogno di una difesa del sud e su questo, bisogna agire anche con le istituzioni.